Ciao ciao a tutti e bentornati e buon anno! Allora, primo video dell'anno nuovo, in realtà come sempre sono indietrissimo con la mia tabella di marcia mentale. Ci sono un bel po' di video che devo fare il video delle letture di dicembre, vorrei fare il video dei preferiti di tutto il 2021. Dovevo fare la recensione del libro che ho letto prima di questo, ma ho deciso di accorparle perché lo capirete. E quindi niente, uno alla volta facciamoli tutti. Piano, calma. Allora, di cosa parliamo? Ho appena terminato la lettura della Torre dell'Alba, il sesto capitolo della saga del Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas, e prima di questo ho letto L'Impero delle Tempeste, del quale non ho fatto il video singolo, perché non avevo ancora avuto tempo. Volevo farlo e poi girare quello della Torre dell'Alba, ma ho pensato che avesse abbastanza senso fare un video unico. Non faccio spoiler, però, perché? Nell'Impero delle Tempeste noi seguiamo gli eventi con i nostri protagonisti principali, Aelin, Rowan e tutta la cricca. Bello, 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 cioè è un continuo, ci sono un sacco di storie una accanto all'altra, scusate. Bello, quello mi è piaciuto dall'inizio alla fine. Mentre in questo, la Torre dell'Alba, ci troviamo a seguire invece gli eventi, a seguire Cawl e Nesrin, perché nell'altro loro due mancano. E praticamente questi due libri, temporalmente parlando, cronologicamente parlando nella storia, sono contemporanei, praticamente, no? Nell'Impero delle Tempeste seguiamo le vicende della cricca con Aelin e Rowan. Nella Torre dell'Alba, nello stesso periodo, negli stessi mesi, settimane, seguiamo Cawl e Nesrin. Per questo ho deciso di farla insieme. Non voglio svelarvi assolutamente nulla. Vi dico, nella Torre dell'Alba ho fatto un po' fatica. In realtà, ufficialmente parlando, l'ho iniziato il 24 dicembre, ma le feste per me in realtà non sono relax, ma tutto il contrario, perché tutti a casa, bambini a casa da scuola, io in realtà lavoravo in smart working da casa, gestendo anche il bambino, i compiti, il mio compagno, pranzi, cene, feste. Insomma, tra l'altro oggi è anche il mio compleanno, 9 gennaio, e l'ho appena finito, dopo una vita e mezza, ma vabbè, ce l'ho fatta e quindi per questo ho detto non sto a recuperare il video singolo del video prima, li faccio insieme, proprio perché i due libri diciamo che seguono la stessa linea temporale, ma con personaggi e luoghi diversi. Dicevo che in questo romanzo, nella Torre dell'Alba, ho fatto un po' fatica, un po' per appunto gli impegni, ma un po' perché all'inizio l'ho trovato veramente. Ho fatto un po' fatica a rientrare nella storia, anche perché l'altro, quello prima, termina con un tal colpo di scena che io non vedevo l'ora di capire cosa sarebbe successo dopo. E in realtà no, perché segui quello che succedeva nel frattempo. Quindi, dopo di questo, inizio subito il Regno di Cenere, che tra l'altro è l'ultimo, quello uscito da poco, e non so se è proprio l'ultimo, l'ultimo che va a chiudere la serie o no. Però, non vedo l'ora di leggerlo. Ho bisogno di leggerlo. Detto ciò, arrivato e poi forse anche facevo fatica a entrare nella storia, complice il poco tempo che avevo per leggere. Arrivati poi a un certo punto della storia, non sono più riuscita a mollarlo. E devo dire che il 50% del libro l'ho letto tra oggi, ieri e l'altro ieri. In realtà, io li ho letti su Kindle come sempre. Vabbè, qua avrete già avuto, vi avrò messo prima le copertine. Penso che potrei anche salutarvi di corsa e iniziare il Regno di Cenere, perché ne sento il bisogno assoluto. Io, comunque, detto questo, vi confermo la mia totale, il mio totale consiglio nel leggere questa saga, perché assolutamente ne vale la pena. Pena. È un continuo di eventi che si incastrano l'uno all'altro, cose che accadono, che ti fanno capire cose successe 157 libri prima. Insomma, è proprio. Sì,
La perfezione, cioè devo dire che l'autrice in questo senso veramente brava, con quella dose sempre presente di romance e storie un po' con gli uccellini e i cuoricini in giro che però non fanno male. E detto questo, niente, io direi che vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!